Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stiamo cominciando ad avvicinarci al momento in cui cominciamo a occuparci dell'aspetto più strettamente legato alla corsa, e lo faremo fra qualche istante. Prima, come sorta di teaser, si può dire c'è un favorito, abbiamo Tittia che ha vinto gli ultimi 5 pali e quindi credo che la logica vada in quella direzione, però probabilmente è un palio meno squilibrato sicuramente rispetto a quello di luglio, quando certo, Fantino migliore aveva il cavallo migliore e ha vinto la Selva. È il palio più indecifrabile degli ultimi anni, indubbiamente. Sì, Tittia è certamente un Fantino che anche stasera è atteso ad una grande prestazione, per quanto abbia avuto un piccolo incidente per una prova, per cui non sappiamo la reale entità del fastidio fisico che può aver subito in quell'occasione, però è andato a montare una cavalla che è al suo secondo palio e che di luglio ha fatto solamente una parte della corsa, sì, perché poi il Fantino è caduto. Quindi, con la giraffa abbastanza, c'era Tamure, Federico Guglielmi in quella circostanza come esatto, Fantino di abbastanza, però insomma è una cavalla nella quale Tittia crede molto. Cavalla chiacchierata, era un teaser, cavalla... era un teaser Mazzini, sì. Questo per dire che ci fermiamo per qualche istante e poi entriamo, era un teaser, e tra poco ripartiamo da qui con